Amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV e del sito www.gianlucarossi.it, per il video editoriale di oggi ho scelto uno scenario, come vedete, di Milano periferia, post atomico, con i graffiti. Non sembra neanche Milano, quegli scenari che sarebbero piaciuti tanto a Gianni Minà, i Beatles, i Rolling Stones, Maradona, gli anni 60. Vabbè, insomma, sto andando un po' a caso, anche perché oggi, cari iscritti che siete sempre di più, grazie, 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 e cari visualizzatori folli che siete ancora di più, grazie, 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 non è che sia una giornata di grandissime novità. Allora vediamo un po' le novità di giornata. Vidal, come sapete, si è allenato addirittura in strada col suo procuratore, che diceva un pazzo. Ma Vidal è un giocatore dell'Inter, capisco che da altre parti ridano ogni giorno perché tarda le 24 ore, ma capirete, ho aspettato un anno, Conte ha aspettato un anno, non è che cambi un giorno o l'altro. Un pochino tutti stanno ormai prendendo, forse anche giusto mediaticamente, anche questa idea per cui prima ne deve uscire uno e poi ne deve entrare un altro. C'è anche lo stesso Barcellona, tarda a far entrare Depay proprio perché gli deve uscire Vidal o forse Suarez, qualcuno parla ancora di Suarez, non lo so, però c'è questo vizio per cui prima ne deve uscire uno e poi entra l'altro, ma non credo occorra avere tanta impazienza all'Inter, perché torno a dire, abbiamo aspettato più di un anno che arrivasse Vidal. Adesso non saranno le 24, le 48 ore questa settimana o la settimana prossima, tanto l'Inter il campionato non lo inizia questa settimana, come sapete, due amichevoli, una il venerdì con la Carrarese, una il sabato col Pisa. Sono insomma gli ultimi due test, diciamo, prima o poi di iniziare il campionato con una settimana di ritardo rispetto agli altri. Quindi Vidal virtualmente giocatore dell'Inter, attendiamo l'arrivo, che poi può avvenire da un momento all'altro, tanto è già tutto a posto, non è quello il problema. Sulle notizie di giornata direi che possiamo dare conto dell'ingaggio di Darian Maes, svizzero però serbo anche come origini, del Lucerna, ma è un giocatore che l'Inter ovviamente utilizzerà quasi sicuramente in prestito per portare poi a termine alcune operazioni. Qualcuno dice che potrebbe andare al Parma per il discorso Darmian, che è un altro lì congelato, qualcuno dice che potrebbe andare in qualche altra squadra, e comunque ci siamo assicurati un giocatore molto giovane, neanche 20 anni, che ovviamente non potrà restare a fare la quarta punta all'Inter. Sapete che c'è anche la ricerca della quarta punta. Quarta punta che non sarà neanche Pinamonti, c'era un gentleman agreement da risolvere col Genoa, è stato risolto con Raiola, che è arrivato in sede all'Inter. Ogni volta che arriva Raiola si agitano tutti, ma in realtà questo era un atto dovuto, perché la situazione di Pinamonti sarà quella di giocatore in forza all'Inter, che verrà probabilmente prestato, probabilmente anche lì magari l'opzione Parma può essere un'opzione unica, dubito, però ragazzi, qua le novità sono poi da un giorno all'altro. Dubito che anche Pinamonti, qualcuno aveva detto Perisic, possa essere la quarta punta che vuole Conte. Siamo sempre lì, giocatore d'esperienza, lui vorrebbe Giroud, qualcuno timidamente dice che potrebbe essere Llorente. Sono giocatori che a me piacciono, ve lo dico subito, giocatori che vanno bene per esercitare il ruolo di quarta punta, però era giusto dar conto appunto di questa visita di Raiola. In realtà oggi vi vorrei parlare invece, a proposito poi come quarta punta anche Perisic, vedete che continua ad intensificarsi i contatti con il Manchester United, l'eterno Manchester United, per vedere se si può fare un'operazione con Smalling. Intanto l'Inter, come aveva fatto con Tonali, poi qualcuno non sarà d'accordo per il solito fatto della gioventù, ha lasciato andare anche Kumbulla, quindi Kumbulla che si è accasato alla Roma. Giusto o sbagliato che sia, nel pacchetto difensivo di Antonio Conte ci devono essere difensori, a suo giudizio, esperti, e quindi è chiaro che mi viene naturale pensare che a questo punto, se l'Inter ha lasciato andare Kumbulla, magari farà qualche sforzo in più per portare qui Smalling. Ma vi volevo parlare oggi di Raja Nainggolan, del Ninja. Molti mi chiedono cosa pensi io del Ninja, se vorrei che restasse all'Inter. Sì, ve l'ho sempre detto, a me il Ninja, ammetto tra l'altro, bisogna anche ammettere le proprie debolezze, io sono sempre stato molto critico sull'estracampo di alcuni, no? Quelli che magari non fanno vita da atleta, e quindi dovrei essere altrettanto severo col Ninja, con Nainggolan. Però non ci riesco, non lo so, c'è qualcosa di Nainggolan che mi è sempre piaciuto, forse la sua sincerità, forse il suo dire senza mezzi termini, il calcio non è la prima cosa della mia vita,
io mi gioco anche la nazionale pur di poter fare la vita che voglio fare. E come questo possa essere accettato, diciamo, da Antonio Conte, non è stato accettato un anno fa, come questo possa essere accettato quest'anno da Antonio Conte, resta un mistero, ragazzi. Secondo me né Perisic né Conte, poi né Perisic né Nainggolan faranno parte del progetto Inter di Conte. Devo dire che con Lugano non l'ho visto bene, l'ho visto notevolmente in ritardo. Nainggolan è comunque un centrocampista che anche quando non fa delle stagioni eccezionali, vi ricordate, sono andato a rivedere le cifre, no? Aveva fatto 36 partite complessive all'Inter nel suo primo anno, che era stato chiuso come un fallimento, e comunque aveva fatto i suoi 7 gol, cioè 7, 8 gol, ogni tanto 6, cioè lui li fa sempre, adesso li ha fatti anche l'anno scorso col Cagliari nelle 29 partite che ha giocato. Quindi è chiaro che se chiedete a Gianluca Rossi, per quel che vale la sua opinione, te lo terresti uno come Nainggolan in rosa? Ma ragazzi, ma perché vi dovrei dire di no? Certo che me lo terrei. Però vedete che insomma non c'è questa idea, secondo me, di tenere Nainggolan. E torno a dirvi che se Nainggolan dovesse restare all'Inter è perché qualcosa in sede di mercato a centrocampo non è andato per il verso giusto. Tutti mi dicono, ma hai lì Nainggolan, ma provaci ancora. Ragazzi, ma Conte c'ha la sua testa, la testa è diversa dalla vostra ed è diversa dalla mia, e lui fa l'allenatore, ha più esperienza di noi e magari c'ha ragione lui. Evidentemente Nainggolan 3 partite a settimana lui non le vede. Mettiamoci pure che si è separato, cioè, vabbè, è una notizia, voglio dire, privata, ma è diventata pubblica, si è separata dalla moglie Claudia Lai, Sarda, che ha superato, ha vinto la sua battaglia, di questo sono molto felice, contro il tumore al seno. Adesso Claudia sta bene ed è la cosa più importante. E però Nainggolan sta per prendere casa a Milano, qualcuno dice già con una nuova compagna, qualcuno dice che è single, insomma, diciamo che non ha nemmeno più sposato teoricamente Nainggolan, e quindi mi immagino le battute che si potranno fare: a lei campo libero, Milano notturna e Nainggolan in giro. Probabilmente accadrà anche questo, se accadrebbe, anzi è più corretto dire anche questo, se Raja Nainggolan il ninja dovesse restare all'Inter. Ma probabilmente, torno a dire, Nainggolan come Perisic non resterà all'Inter. C'è una timida richiesta di Leonardo, che però un po' lo stesso Nainggolan ha smentito. Leonardo lo vorrebbe, come ha fatto con Florenzi al Paris Saint-Germain, un anno in prestito, vediamo come va con diritto di riscatto. Non lo so se sia vero, potrebbe essere un'opzione, sarei contentissimo per Nainggolan perché troverebbe un grande club. Però ragazzi, il discorso è sempre quello: tutti hanno bisogno di cedere, tutti aspettano qualcuno. La Juventus aspetta che sia Suarez, che sia Dzeko, credo più Dzeko, insomma, mi pare di capire, e mi dispiace perché Dzeko a me piaceva. Il Milan continua ad aspettare una punta, un difensore, continua magari ad aspettare il ritorno di Bakayoko, e l'Inter aspetta, insomma, in qualche modo di poter piazzare i suoi esuberi. E vi ricordo ancora una volta, ci sono cessioni facili, secondo me, Nainggolan comunque alla fine ce la facciamo, Perisic alla fine ce la facciamo. Cessioni magari non facilissime, difficili, come Ranocchia, ma magari in prestito lo piazzi, come Godin, che credo andrà in porto al Cagliari, e cessioni, come vi dico sempre, impossibili, come João Mario e temo come Dalbert. E quindi è un po' il problema di tutte le squadre. Cerchiamo in ogni caso, insomma, di portare a casa quella che dovrà essere la rosa dell'Inter l'anno prossimo, e che sia la rosa più competitiva possibile. Novità come sempre nei prossimi giorni, non mancherò di darle. Intanto grazie a tutti, amici del sito www.gianlucarossi.it e del canale YouTube Gianluca Rossi TV. Da questo scenario post-atomico un carissimo saluto e a presto. Ciao!